A Chiaravalle la giornata io non rischio. Nella cittadina delle Preserre, presso il piazzale antistante il liceo scientifico, si è tenuta una giornata di informazione con le guardie ambientali del tema Io non rischio, buone pratiche di protezione civile. Sentiamo le nostre interviste. Buongiorno. Allora, l'obiettivo di oggi è la comunicazione delle buone pratiche di protezione civile. E quindi cerchiamo di informare le persone sugli adattamenti da fare durante, prima e dopo l'alluvione. La giornata di oggi è dedicata all'alluvione e quindi sensibilizzare, informare, cercare di proprio avvicinarsi a tutti i tipi di, nel popolo, con questo gazebo, affinché proprio si avvicinino tutte le persone del posto e cerchiamo di coinvolgerli con degli opuscoletti che noi lasceremo e li invitiamo anche a dare un'occhiata alle nostre tende del tempo perché abbiamo fatto se lei si può illustrare, abbiamo fatto con una serie di immagini ciò che è accaduto anche nel passato, proprio per far conoscere il territorio. E quindi speriamo che vengano in tanti, questa è una giornata importante perché avviene in tutte le piazze d'Italia e quindi ecco, proprio è comunicare e informare il nostro obiettivo. Allora, buongiorno a tutti. Come comportarsi? In seguito ad una forte pioggia e quindi a questa caduta abbondante di acqua nei territori, la cosa da evitare è di passare nelle aree dove c'è il rischio di allagamento, quindi sottopassaggi, vicino dei torrenti. E la cosa migliore è, in caso di alluvioni, salire sugli edifici, nei piani alti, per evitare proprio queste cose. La cosa migliore sarebbe non uscire proprio di casa, per evitare proprio il peggio. Però nel momento in cui uno ci si trova, la cosa principale da fare è andare verso l'alto. Evitare quindi le spiagge, evitare i sottopassaggi, tutti questi punti dove il pericolo è imminente. Il pericolo imminente lo portano pure i torrenti, i fossi che non sono stati ripuliti e bonificati dall'istituzione. Questa sarebbe una cosa più importante da fare, prevenire meglio che curare. Certo, la prevenzione sicuramente è alla base di ogni operazione, quindi se c'è prevenzione sicuramente il rischio si abbassa. Però in questo caso noi siamo qui per discutere e affrontare i temi che riguardano la sicurezza delle persone quando le persone si trovano per strada, quindi purtroppo l'alluvione si può prevenire, però la durata, il giorno preciso o l'evoluzione non si riesce a sapere. Quindi le cose buone sono veramente la prevenzione, cioè informare le persone delle tecniche da adottare in caso di alluvione. Quindi questa è la cosa migliore. Oggi ci troviamo nella piazza di Chiaravalle proprio per informare la cittadinanza delle tecniche da adottare in caso di forte piogge. Ah, oddio, le guardie ambientali chiaramente voi sapete che sono presenti a Chiaravalle Centrale sin dal 2018. Oltre a svolgere le funzioni istituzionali di guardia ambientale, siamo anche organismo di protezione civile. La protezione civile, che vi devo dire, è una cosa importantissima perché fare protezione civile significa occuparsi di tutti i problemi che si possono verificare sul territorio, dall'alluvione, al maremoto, al terremoto, e cercare di prevenire e di alleviare questi fenomeni è il compito istituzionale delle guardie ambientali. Perché è stata scelta la piazza di Chiaravalle oggi? Beh, la piazza di Chiaravalle è stata scelta in virtù di un discorso a livello nazionale. Ci siamo proposti come piazza istituzionale delle Io non rischio 2023, abbiamo fatto già quella del 2022, abbiamo fatto quella del 2021 e 2020 in modo digitale perché per il Covid non era consentito fare piazza fisica, ma ormai siamo una realtà inserita nel Dipartimento nazionale e quindi praticamente la piazza di Chiaravalle è inserita in modo definitivo. Tanti corsi di formazione diciamo, ai tuoi agenti per migliorare e costruire una vera forza qui a Chiaravalle. È chiaro, le cose non nascono così per caso e né tantomeno si possono gestire casualmente.
E ogni cosa va preparata, va fatto un corso preparatorio di base dove si danno le prime indicazioni di come funziona la protezione civile e quali sono le funzioni. E poi ci sono via via i vari corsi specialistici, che è quello del montaggio tende, quello del soccorso in montagna, quello del ritrovamento persone scomparse, quello di, per gli alluvioni in modo particolare, di andare a togliere l'acqua negli scantinati, eccetera, eccetera. Quindi, voglio dire, è una serie di cose che si fanno in modo graduale, in modo tale che tutti gli appartenenti, tutti i volontari della Protezione Civile siano in grado di gestire questi fenomeni. Un progetto sicuramente da portare nelle scuole. Sì, con le scuole abbiamo avuto il primo approccio qualche giorno fa, facendo una simulazione di evacuazione con l'Istituto Comprensivo numero 2. È stata una cosa bella, ben riuscita, e ci hanno dato parecchie soddisfazioni. L'obiettivo quale sarebbe? Di andare a sensibilizzare i ragazzi in modo tale che immediatamente riescano a capire il fenomeno dei rischi che si corrono. Ormai voi sapete, quello che prima era considerata la bomba d'acqua, adesso è una realtà quotidiana. Quindi i rischi sono correnti, oggi per domani non si possa prevedere quello che succede, e allora essere preparati ad affrontare queste cose è un fatto importante. Senza voler fare polemica, Lino, praticamente ci sono i corsi di acqua nelle nostre zone, i fossi che non sono ripuliti, c'è bisogno delle istituzioni più forti di quelle comunali per fare queste cose. Purtroppo questa è una triste realtà. È un fenomeno che la Regione Calabria sta cercando di affrontare. E fra poco nasceranno le guardie ecologiche volontarie, che avranno anche questa funzione di controllo, di individuazione e controllo dei corsi d'acqua, delle discariche abusive, eccetera, eccetera. Speriamo che il tutto funzioni regolarmente e quindi si possa incominciare a prendere atto questo tipo nuovo di progetto. Anche per migliorare il territorio. E chiaramente, per migliorare il territorio. Noi quello che facciamo è lasciare ai nostri figli un territorio più pulito, un territorio più salubre di quello che abbiamo in questo momento. Grazie.